Buongiorno, S&P ha appena pubblicato un articolo sulle prospettive del sistema bancario italiano. Mirko, quali sono le principali conclusioni? A nostro avviso, il sistema bancario italiano sta facendo dei progressi, ma alcuni i rischi rimangono, a nostro avviso, sono principalmente rappresentati dai 330 miliardi di credito deteriorato, da una redditività ancora bassa, da una frammentazione significativa. Il principale ostacolo a un miglioramento del sistema bancario italiano, una ripresa rappresentata dalla crescita economica. Al momento ci aspettiamo una crescita inferiore all'1% nei prossimi 2 anni. Questo riduce la capacità delle banche di ridurre più rapidamente lo stock di crediti deteriorati, ma anche di ridurre le perdite su crediti. Infatti, se consideriamo anche potenzialmente i 50 miliardi di cessioni di credito deteriorato nei prossimi 2 anni, ci aspettiamo che lo stock rappresenterà alla fine del 2018 ancora il 16% del totale rispetto al 19% attuale, un livello che è 3 volte la media degli altri paesi europei. Sulle perdite su crediti ci aspettiamo che queste scenderanno nei prossimi 2 anni a circa 100 punti base dagli attuali 200, ma se il sistema bancario, se le banche dovessero aumentare ulteriormente le cessioni per accelerare il processo di riduzione dello stock, questo potrebbe spingerle a fare ulteriori accantonamenti. Il trend di questi accantonamenti quindi rappresenterà il principale fattore della redditività delle banche nei prossimi 2 anni, anche perché dal punto di vista dei ricavi i bassi tassi di interesse e dei volumi ancora limitati continueranno a comprimere la capacità delle banche di generare ricavi. Ti aspetti che le banche facciano delle azioni drastiche in questo periodo per ridurre gli NPA? Ma a nostro avviso le banche hanno chiaramente nel breve termine degli incentivi ad avere un approccio più graduale, principalmente cedendo un portafoglio abbastanza piccoli, continuando ad aumentare gli accantonamenti e migliorando la parte di recupero. Il primo motivo è perché cedendo delle ingenti quantità di credito deteriorato, questo porterebbe le banche a dover aumentare il capitale, e solo alcune banche hanno la capacità e la disponibilità di fare questo tipo di aumenti. Il secondo motivo è perché molte banche ritengono che cedendo i crediti deteriorati ad attuali prezzi trasferiscono il valore agli acquirenti, quindi non sono in grado di farlo. E oltre ai crediti deteriorati, hai detto che la scarsa redditività e l'elevata frammentazione sono altre 2 debolezze del sistema bancario italiano. Come ti aspetti che le banche le affrontino? Ma come è accaduto in altri sistemi bancari, secondo noi il consolidamento è inevitabile per consentire alle banche di risolvere questi problemi, o comunque di migliorarlo, aggiustando il loro modello di business, riducendo i costi, migliorando l'efficienza. Nel breve ci aspettiamo quindi che il processo di fusione fra banche continuerà nel corso del 2017 e del 2018. Queste fusioni non trasformeranno completamente il sistema perché riguarderanno principalmente le piccole e medie banche, ma sicuramente rappresentano un punto di partenza per una riforma strutturale del sistema e per creare banche più grandi, più redditizie e più efficienti. Il processo tuttavia non sarà così rapido. Grazie Mirko. Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito smpratings.com.